Buon giovedì, ben ritrovati in una serata, insomma, storica per molti versi, insomma, lo sapete, è venuta a mancare la regina Elisabetta poche ore fa. Noi siamo in diretta invece per raccontarvi che il re di Spagna è Remco Evenepoel. Ne avevamo già parlato 7 giorni fa. Ma è chiaro che più passano i giorni, più si avvicina a Madrid, soprattutto perché se il fenomeno belga continua a vincere come ha fatto questo pomeriggio sull'alto del Piornal, diventa tutto molto molto più semplice. Ne parleremo questa sera, anche se poi avremo una seconda parte in cui vi presenteremo avvenimenti molto diversi tra di loro, molto belli e interessanti, che vedranno o hanno visto già protagonista la nostra regione. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, numero WhatsApp ed SMS, che potete seguirci anche, se lo volete, sulle nostre dirette Facebook, sia sulla pagina di TV6 che su quella di Veo, come di consueto, come vi ricordo sempre, così come vi ricordo sempre gli ospiti che mi accompagnano questa sera. Ma lo sapevamo, ce l'aveva detto settimana scorsa, non c'è il nostro Riccardo Magrini, che torna settimana prossima, al netto di incursioni di cui però non vi possiamo dare contezza, perché lo decide solo lui se si collega oppure no, e ci fa un blitz all'interno della trasmissione. Ma sicuramente al mio fianco Luciano Robottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Ti vedo un po' triste, Jacopo, stasera. L'assenza di Riccardo. No, lo sai cosa ho pensato? Ho pensato che volessi dire che ero triste per la morte della regina Elisabetta. Pure, un po' tutti siamo un po' tristi, sì, perché sì. È una figura... È un po', devo dire, mi ha un po' colpito. Certo, sì. L'età non era proprio verdissima, però insomma è un personaggio che ha scritto la storia del Novecento e anche del XXI secolo, almeno in questi 22 anni che abbiamo vissuto. Questo, devo dire la verità, un po' mi ha colpito. E al tuo fianco Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, ovviamente, come detto, parleremo di tante manifestazioni, lo faremo con voi. Noi però ci fermiamo per la pubblicità. Voi non cambiate canale, tra poco ve lo numero 27. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black. Thank you.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Appuntamento numero 27 con Velo, ci avviciniamo alla fine di questa stagione televisiva, siamo entrati nel mese di settembre ormai da qualche giorno e poi ad ottobre saluteremo la compagnia. Stavo riflettendo, mi stava venendo una battuta durante la pubblicità: durerà più il regno di Regina Elisabetta o le stagioni televisive? Dimelo. Vabbè, strappiamo un sorriso perché dobbiamo parlare di una vuelta già chiusa, forse lo era già prima di oggi. Oggi vittoria per Evenepoel, l'altro giorno ritiro per Roglic. Oggi Henrik Maas, che è secondo della classe, ha detto: vabbè, ho ancora un'altra possibilità, ci vuole provare forse a migliorare il distacco. Permettetemi di dire una cosa, io non so se siete d'accordo, queste sono immagini della caduta, peraltro il ritiro per Jay Vine in maglia a poids di miglior scalatore, eccolo qua che si ritira, questo ragazzo che ha fatto vedere ottime cose in questa vuelta. Lo chiedo a te Luciano, poi anche a Ruggero, se Evenepoel va veramente, veramente molto forte, se l'avversario però è Henrik Maas... No, diciamo che non si deve neanche sforzare più di tanto. Siamo arrivati purtroppo alla fine di questa vuelta, con questi sono gli uomini che oramai ci sono rimasti. Abbiamo perso Roglic, che sicuramente era l'avversario più credibile per contrastare la vittoria di questo giovane belga Evenepoel. Però devo dire che è stata una vuelta entusiasmante, come ne parlavo prima anche con Ruggero. Quest'anno sì, abbiamo assistito alle tre grandi corse a tappe, Giro, Tour e Vuelta, tre belle manifestazioni che obiettivamente ci hanno tenuto col fiato sospeso. Sulla prova di Evenepoel, tu sai come pensavo io addirittura dall'inizio della Vuelta, chi era il favorito di questa corsa, e avevo detto Evenepoel, perché da questo giovane atleta che già aveva dimostrato nelle corse di un giorno grande qualità, grande classe, pensavo appunto che in questa edizione della Vuelta ci volesse far capire anche le grandi qualità di corridore di grandi corse a tappe. In effetti ad oggi ha dimostrato che, oltre a vincere le grandi classiche, è capace di vincere anche un grande giro, anche se da qui a dire fra un anno, due stagioni può vincere in Tour sarà difficile dirlo. Anche perché per vincere un Tour, questo già l'avevo detto nel recente passato, oltre alla qualità dell'atleta ci vuole anche una grande squadra, e in questo momento la Quick Step è un collettivo squadra
che è molto propensa alle grandi corse e le grandi classiche, cioè tutte le corse di un giorno. Sicuramente la qualità di questa squadra è indiscutibile, però per quanto riguarda le corse a tappe, se volessero ambire alle vittorie con Evenepoel a un grande tour, devono rinforzare soprattutto il collettivo per le grandi corse. Certo. E all'inizio di questa Vuelta avevamo detto sì, il favorito poteva essere Evenepoel, però c'ha un grande problema, che non aveva una grande squadra a disposizione rispetto alla squadra di Roglic, la Jumbo, che dava più garanzie. Invece questo ragazzo la Vuelta l'ha aggredita nella prima settimana, poi all'inizio della seconda c'è stata quella famosa cronometro dove appunto ha consacrato la sua grande condizione di forma, e nella seconda settimana si è un po' difeso, e poi nella caduta di Roglic certamente in questo momento grossi avversari non ce ne sono. Come dici tu, c'è Mas, che è un grande atleta, però anche lui sta correndo per salire sul podio alla Vuelta, non certo sta cercando a tutti i modi di poterla vincere, perché poi sappiamo tutti che Erik Mas corre con la Movistar, e la Movistar questo risultato di podio alla Vuelta diventa vitale, certo, per un discorso di punteggi di squadra. Quindi anche Mas, secondo me, in questo momento è soddisfatto della sua Vuelta, però ci apprestiamo naturalmente a vivere ancora due tappe di questa Vuelta: quella di domani, che non è una tappa di 132 km con due salite, quindi non necessariamente dura, quella di sabato, certo, preoccupa lo stato d'animo di Evenepoel, perché in quella tappa ci sono ben 5 Gran Premi della montagna, 3 addirittura di prima categoria. Però ritengo che, pur se è orfana di una squadra forte, è pilotato molto bene anche dalla loro dirigenza, un ottimo direttore sportivo che anche nella giornata di oggi ha magistralmente condotto le fasi di una corsa bellissima oggi, perché oggi c'è stata... ravvivata dal tuo Almeida, che ha fatto un'azione molto bella. No, perché poi è venuta una tappa dove le previsioni alla vittoria finale era tutta su Carapaz effettivamente è andato in fuga, Almeida con un gruppetto ha cercato di inseguirlo per tutta la giornata, e Evenepoel nel terzo gruppetto, grazie al lavoro di Nibali, grazie sì, della al lavoro Stana, della di Stana, Nibali, è riuscito poi a chiudere sull'ultima salita. Poi giustamente, probabilmente Evenepoel non voleva nemmeno vincerla questa tappa, però gli hanno messo veramente la possibilità di poterlo fare, e negli ultimi chilometri è stato veramente un'azione devastante, si è visto chiaramente che la condizione di questo ragazzo è ancora eccellente, quindi non penso che sia nella giornata di domani, che certo, quella di sabato, abbia grosse difficoltà a controllarla questa assolutamente Vuelta. Molti erano perplessi sul fatto se Evenepoel avrebbe retto la terza settimana, soprattutto dovesse terminare così per Enric Mas, sarebbe il terzo secondo posto alla Vuelta di Spagna, dopo il 2018 e il 2021 sarebbe secondo per la terza volta. Questo dà un po' la dimensione di questo corridore, bravo certamente, scalatore sicuramente interessante, però da qui a vincerla la Vuelta, probabilmente il gradino dal secondo al primo posto è sempre quello più difficile da fare. Ruggero, vengo da te, perché questa è una Vuelta, se vogliamo, anche storica, siccome abbiamo iniziato con una puntata storica, perché è una corsa a tappe vinta da un millennial, cioè Remco Evenepoel sarebbe il vincitore di un ragazzo nato proprio nel 2000. Adesso parliamo di ciclismo, di nuove leve, di giovani giovanissimi, però giovani giovanissimi
non così che si arrivi così giovane a vincere una grande corsa a tappe. Te lo chiedo perché nel 2013 la Vuelta la vinse Chris Horner ad anni 42. Quanto tempo è passato? Cioè da un 42enne a un 22enne. Ma già ne abbiamo fatto, di questi discorsi già ne abbiamo parlato ampiamente anche altre volte. Abbiamo visto che il ciclismo negli ultimi anni è cambiato, è di appannaggio dei ragazzi sempre più giovani, tant'è che la categoria juniores praticamente non esiste più. Abbiamo visto i Tour di Bernal, abbiamo visto Pogacar, quest'anno Vingegaard, e adesso è la volta di Evenepoel, era anche un corridore annunciato perché qualche anno fa proprio in questa trasmissione avevamo assistito alla sua vittoria all'Unigiana. Sì, io ricordo, quindi, in una puntata in esterna ne parlammo, forse c'eri anche te ospite, eravamo in esterno e ricordo che Fabrizio Orlando disse: guardate che c'è in giro questo ragazzo che non è un corridore come tutti gli altri, è un fenomeno che non si vede così. Io ho incontrato Fabrizio Orlando stamattina a Cepagatti, gli ho detto: Fabri, avevi ragione. Lui insisteva col fatto che Evenepoel era un fenomeno, poi l'abbiamo scoperto anche noi perché ha vinto 35 gare da professionista, quindi negli ultimi 3 anni ha vinto la Liegi. E purtroppo quella caduta al Giro di Lombardia di un paio d'anni fa ha bloccato un attimo la sua crescita, però poi come ogni cosa è arrivato al momento giusto con la forma giusta, nel senso che dopo una stagione così violenta, dopo un Giro d'Italia anche criticato, se vuoi, perché vi ricordate quante volte avevamo criticato Giro d'Italia, però poi è stata l'ultima settimana. Le difficoltà, mi ricordo, terribili sullo sterrato di Evenepoel in una tappa al Giro d'Italia. E infatti è la sua seconda partecipazione in un Grand Tour e l'ha vinta, quindi anche questo, se tu fai un Grand Tour e alla seconda volta che lo concludi lo vinci, è una cosa comunque grandiosa. Poi tra l'altro, come diceva, ha toccato prima un argomento importante Luciano, corre con la Quickstep, non è una squadra che ha una matrice o che è vocata per grandi corse a tappe, non nasce per quello. E noi siamo abituati che per vincere una grande corsa a tappe devi avere una squadra molto forte, come si è strutturata in passato la Jumbo, come si sono strutturate anche altre squadre dalla vecchia scuola, mentre qui è arrivato con una squadra e sicuramente ha dei corridori forti e validi, che comunque ha perso per Covid o per cadute anche lui degli elementi, perché poi un altro elemento caratteristico di questa Vuelta sono i 40 ritiri tra Covid e cadute. Ultimo quindi, Battistella per febbre stamattina. Quindi si è trovato a gestire una grande corsa a tappe e ti dico che l'ha gestita molto molto bene, con molta calma, dalle cadute che ha avuto anche lui, alle forature, non ci sono state sbavature, se non forse nella prima cronosquadra. Tra l'altro questa Vuelta è partita dall'Olanda, ricordiamo il giro dall'Ungheria piuttosto che il Tour dalla Danimarca, è anche un anno in cui abbiamo toccato delle fasi diverse, quindi non è solo i giovani, è che il ciclismo è cambiato in sfaccettature, in qualcosa. E in quella cronosquadra ricordo che lui la Quickstep lottava con la Ineos e addirittura la Quickstep era in vantaggio di 3 secondi sulla Ineos e lui dette delle tirate pazzesche, tant'è che rimase solo
e perse dalla Ineos per qualche secondo. Poi arrivò la Jumbo, ha dato 14-15 secondi a entrambe le squadre e quindi comunque vinse la Jumbo. Lì ha peccato di euforia, di forza, ma nel resto della Vuelta è stata a ruota, ha mangiato, ha bevuto, quando è caduto si è rimesso in bici, quando ha forato l'ha gestita bene, e ricordiamo quella tappa purtroppo di Roglic che è caduto, dove Remco è proprio forato negli ultimi 3 chilometri. La rivediamo quel passaggio, perché voglio chiedervi, partendo da te Luciano, innanzitutto se c'è un errore di disattenzione da parte di Roglic. E se sì, cioè se c'è un errore di disattenzione, diciamo che è un po' la descrizione del momento, perché un ciclista, un campione navigato come Primož Roglič, che lottava per il quarto, sarebbe stata la quarta vuelta consecutiva, insomma, un errore del genere. Difficile un po' anche da capire, spiegare. No, lui questa tappa lo attaccò a 2,5 km dall'arrivo, quindi fece un grande numero, però probabilmente poi non ebbe collaborazione dai suoi 4 compagni di fuga, quindi dovette tirare lui per guadagnare il più possibile rispetto ad Evenepoel. E questo grosso sforzo probabilmente è arrivato in volata molto più stanco degli altri. Ci vuole pochissimo toccare la ruota del tuo avversario che ti precede, magari essendo arrivato con poca lucidità, ci può stare, però gli è costato veramente, gli è costato tanto, gli è costato soprattutto quegli 8 secondi che poteva guadagnare, ma soprattutto poi gli è costato il ritiro a questa edizione, certo, della Vuelta, che però tutto sommato ho visto un Roglic sempre aggressivo, pimpante, ma sempre al di sotto di Evenepoel, quindi sì, non penso che ce l'avrebbe fatto, in questi ultimi giorni avrebbe fatto qualcosa di eclatante, anche se qualcuno, e mi sembra un po' strano che abbia detto Roglic è in crescendo. Io ritengo che nelle corse a tappe non c'è mai un corridore in crescendo. Diciamo che questo corridore in questi ultimi giorni aveva dimostrato rispetto agli altri un calo di forma meno accentuato degli altri, ma okay, non certo le condizioni. Cioè tu dici, nelle corse a tappe non si va a salire, ma al limite si no, può contenere la discesa, sì, ma esatto, mai la... Mai a salire, però a volte sento dire il corridore nella terza settimana è in crescendo, assolutamente no. Sono gli altri che magari crollano. Io scendi meno di condizione, okay, ma non certo vai a migliorarla la condizione. Yeah, chiarissimo, che hai. Questa è una spiegazione utile per un profano come me, perché magari stupidamente a volte lo dico anch'io ed è una precisazione. Però il Roglic visto negli ultimi giorni non era il Roglic della stagione scorsa, di 2 anni fa, era un Roglic assolutamente inferiore ad Evenepoel, quindi queste ultime 2 tappe che ci sono rimaste con le salite, che potrebbe un attimino mettere in difficoltà il leader di questa corsa, non penso assolutamente che il Roglic di quest'anno potesse mettere in grosse difficoltà Evenepoel, questa è la mia idea, insomma. Assolutamente, dimmi Ruggero, perché poi da casa ci hanno scritto e poi apriremo un fronte, dimmi. No, sono d'accordo con Luciano quando dice che molto probabilmente a oggi possiamo quasi dire che Remco Evenepoel andrà a vincere questa Vuelta. Vado d'accordo con Luciano quando dice che Roglic difficilmente l'avrebbe contrastato, però lì in quella tappa che era la 16ª tappa veniva da 2 tappe importanti, la 14ª e la 15ª, che era
Alto della Pandera e Sierra Nevada, dove aveva guadagnato un minuto sull'Alto della Pandera, aveva guadagnato Roglic sempre su Evenepoel 15 secondi su Sierra Nevada, quindi non era in crescendo, ma comunque era in ascesa in condizione mentale, nel senso, quindi aveva preso molta fiducia in se stesso ed aveva fatto un'azione importantissima, perché a 3 km su uno strappo neanche disegnato sulla cartina, far selezione e guadagnare quei 20 secondi o 15 o 8 che sono stati poi alla fine, veramente era una dimostrazione di forza. Non avrebbe molto probabilmente condizionato il proseguo della corsa a tappe, però è stata un'azione importantissima. Allora, metto insieme due sms che ci sono arrivati, due messaggi da casa che ci sono arrivati. Il primo ci dice: però che tristezza vedere Nibali, da grande campione, tirare come un gregario. Forse sarebbe stato meglio il ritiro, la prima. La seconda, ancora un po' più, se vogliamo, dalle assonanze grevi, si chiude, ci scrivono, una delle peggiori stagioni del ciclismo italiano. Allora, rispondiamo prima su Nibali e poi apriamo un fronte un po' più grande che riguarda la stagione degli italiani. Ora, voi mi direte, c'è un mondiale, sì, innanzitutto va corso e andrebbe vinto nel caso, ma facciamo il resoconto fino adesso. Su Nibali, guarda, io quello che dico, ho corso anche in bicicletta, ho fatto 15 anni a pressionista, non sono stato un campione, però vi dico che esiste un periodo di ascesa, che possono essere di 4-5 anni, poi c'è una gestione della carriera che sono altri 4-5 anni e poi comunque c'è una discesa che è comune a tutti, che possono essere altri 4-5 anni, e qui è il ciclo dei 15 anni, 14 anni di pressionismo che ho fatto io, e Nibali più o meno anche lui avrà fatto forse qualche anno in più. È normale, sta succedendo anche a Valverde, è successo a Nibali, succede a tutti. Comunque sta cercando di finire la carriera testa alta, perché comunque oggi ha dato una grossa mano al suo compagno di squadra. Davanti c'era Soler e Almeida e dietro c'erano Nibali e Lopez, e Nibali comunque è rientrato sul gruppo di Almeida insieme poi a Lopez. Quindi è vero che è un grande campione, ha tirato, ma è vero pure che per lui quel gesto che ha fatto oggi, ve lo assicuro, è un gesto importante, lo ha riempito. Quindi è un percorso normale. L'emivita, se vogliamo, sì, così, di un atleta non era in discussione nel messaggio. Ci dicono da casa, il telespettatore ci dice, un po' di tristezza la fa, nel senso che tirare per Lopez, che poi peraltro è tornato indietro appena la strada poco è iniziata a salire, forse proprio per quella ciclicità che dici tu nella vita di un atleta, forse il ritiro sarebbe stato, diciamo, meglio. Di solito si dice meglio smettere un giorno prima che un giorno dopo. Ecco, questo penso che sia il senso del messaggio. Secondo me il ritiro lo devi metabolizzare, lo devi sentire tu, atleta, perché poi quando ti ritiri non si torna più indietro, e quindi devi toccare tu con mano il momento, e quindi molto probabilmente devi prendere anche qualche sberla, qualche schiaffone, te lo devi sentire tu che non è più il tuo momento, è il tuo mondo, come a suo tempo come l'hai sentito? Io me l'ho toccato con mano, ho fatto l'ultimo Giro d'Italia nel 2011, tra l'altro ricordo questa scena bellissima con Matteo Rabottini, il figlio di Luciano, eravamo sulla Marmolada e prima ancora avevamo fatto il Col delle Finestre, ero con Garzelli, ero con Danilo, e per la prima volta in vita mia ho alzato la testa e ho guardato lo scenario che stavo vivendo, e sentivo dentro di me che era l'ultima salita di una gara importante che sarei andato a concludere.
Facevo fatica, ma era quella fatica neanche esagerata, perché in realtà, secondo me, l'atleta fa più fatica quando va forte, perché quando va forte supera il suo limite. Quando fa il gruppetto, in E realtà allora che cosa che t'ha convinto? ti Non godi sei più, le Dolomiti, ti godi le ti godi il momento. Ma Dolomiti. perché ti rendi conto che quando sei nel gruppo e ti giri intorno, sono 150 ragazzi, se prima li conoscevi tutti e 150, gli ultimi anni di carriera ne conosci 10, ma non conoscere, hai Sì. affinità, hai rapporto, c'è un Cominci turno, a c'è capire un turno. che non è più l'ambiente dove sei stato per C'è un tanti anni. turnover elevato, nel senso, se nella vita quotidiana, lavorativa, che è di 40 anni, c'è un determinato turnover, nello sport, che è massimo che puoi fare 15 anni, 16, 14, e che comprende, che rappresenta tutta la vita lavorativa di un individuo. Ok, che se in una persona normale è di 40 anni, in un atleta è di 15 anni. Quindi potete capire benissimo che turnover elevato ci possa, Certo, essere in uno sport. assolutamente, In assolutamente. più, la condizione e le sensazioni non sono più quelle di una volta, ma non riesci più a fare il fuorigiri. Non vivi più la gara da protagonista, e a maggior ragione che un campione è stato protagonista, ti inizi a sentire fuori luogo, ma lo devi sentire tu e devi smettere quando lo decidi tu, se sei fortunato di poterlo fare, perché poi Certo. qualcuno rimane senza contratto e va a casa. Anche se sarebbe ancora in condizioni. È chiaro. Io vorrei essere anche un attimo impopolare rispetto all'affermazione del nostro telespettatore. Io sono convinto che questo atleta Nibali, che è stato, e noi ci dobbiamo mettere in ginocchio per quello che ha Certo, fatto negli certo. ultimi 15 anni e quindi ha salvato un po' il ciclismo italiano e ci ha portato un tour, una Vuelta, un Giro d'Italia, grandi Liegi, corse, Milano-Sanremo. Liegi, Sanremo, quindi ci siamo veramente negli Riempiti ultimi di 15 gioia. anni ci siamo divertiti con questo atleta, ma io sono convinto che lui in questo momento storico stia anche rinunciando a delle proposte di contratto anche per la prossima stagione, perché questo è un personaggio molto appetibile, è un ragazzo serio, un ragazzo che può dare ancora, non come atleta probabilmente, ma come uomo d'appoggio in un team. Quindi io sono convinto che in questo momento anche Vincenzo Nibali abbia ancora mercato, quindi se lui dovesse smettere, smette con delle proposte che gli sono a fianco. E poi bisogna anche dire che il momento di smettere una carriera, specialmente per un corridore che veramente ha vinto Vabbè, do, tantissimo, è do, do. sempre difficile e Certo. complicato, quindi bisogna anche mettersi nella testa dell'atleta, perché a tutti dispiace smettere un lavoro ma non è questione solo economica, perché poi alla No, fine. no, E no, poi no, no, è Lucia, certo. che poi lo sai, tutti quanti mi dicono, quando mi vedono, ah, hai corso in bicicletta. Madonna, quanto è sacrificato. Io dico, guarda, quella parola non mi piace, stile di vita. Sì. Quindi Nibali non fa più sacrifici, cioè andarsi a dormire alle 10:30 la sera, andarsi a allenare la mattina o mangiare bene, per lui non è più un sacrificio, è uno stile di vita. Sì, vive così. Oh, peraltro farà il super, dovrebbe essere Ma il tu super sei consulente convinto della che. squadra professional svizzera, Sì, quindi ma da tu sei questo convinto mondo. che Vincenzo in questo momento possa avere anche delle richieste contrattuali per correre? Sicuramente, sì, è certo. Perché io ritengo che ci sono grossi interessamenti anche di squadre di prestigio, però io ritengo che lui durante il Giro d'Italia ha annunciato il suo ritiro e a noi ci dispiace molto perché andremo a perdere in un Certo. momento storico del nostro movimento che Eccolo! come. Che gancio, eh! Ti porto alla tua Che domanda. Purtroppo. gancio! È la stagione. C'ho scritto, aspetta che riprendo. Una delle peggiori Una stagioni. delle peggiori, anche se poi la stagione scorsa ci aveva dato dei segnali positivi questo movimento con delle belle vittorie, la Roubaix, l'Europeo, però effettivamente questa sarà una stagione difficile da digerire. Non so da che.
che tipo di perché poi andando ad analizzare questa stagione, sì, è stata una stagione devastante a livello di risultato, ma il problema non è questa stagione, quale sarà le stagioni prossime future, questo è il problema del ciclismo in questo momento italiano, che non sappiamo il futuro di questo sport in Italia come sarà, perché a prescindere i risultati di vertice che mancano, però ci sono grosse problematiche, sappiamo tutti le problematiche che ci sono state, hanno travolto e stanno travolgendo i vertici federali, le problematiche del ciclismo di base, ci sono meno corse, per organizzare una manifestazione nel ciclismo diventa veramente una cosa devastante, problemi, responsabilità. L'unica cosa di positivo di questo sport che oggi il ciclismo è uno sport praticato da tantissime persone. Questo è lo stato di salute del ciclismo. Però è anche vero, e tu sai benissimo che ne abbiamo avuto contezza ogni giovedì, ma anche nei giorni normali, te molto più di me, sai perfettamente che il discorso dello sport praticatissimo è verissimo, è stravero, ma è esattamente uno degli aspetti di un movimento professionistico che non evolve, che non eccelle, ovvero se mi dai la bicicletta per stare un po' meglio, per andare al lavoro, per farmi una passeggiata, per divertirmi bene, se lo dai ad un ragazzino per cominciare a fare la vita del ciclista, cominciare ad avere a che fare con i risultati, con i sacrifici, lasciami stare, non me la dare la bici. Questo è il vero problema. E ti aggiungo anche di più, perdonami nell'eloquio questa sera sovrabbondante, ma anche che noi continuiamo a dire c'è Nibali che ci ha regalato questo, questo, questo e questo, è il sintomo di un movimento che è rimasto lì. No, diciamo che è un movimento dove chi pratica questo sport oramai sono migliaia e migliaia e migliaia, migliaia di persone, e lo fanno su bici da strada, su bici gravel, su mountain bike, su tutte. Poi per quanto riguarda l'aspetto agonistico, io l'ho sempre detto, questo è uno sport poco adatto all'età giovanile, perché fisicamente la fatica viene metabolizzata male a un ragazzino di 16, 17, 18 anni. Invece che cosa si scopre a 35, 40 anni? Il piacere della fatica. Certo. Quindi ecco perché poi c'è l'esplosione a praticare questo sport. Adesso tutti vogliono andare in bicicletta, un po' perché è diventato moda, perché quando vai in bicicletta effettivamente torni a casa e ti rendi conto di essere un'altra persona, ti fai la doccia e sei un leone proprio. Vero, 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 confermo. E questo appunto fa sì che questo sport è praticato, è diventato uno sport alla moda in questo momento, però a livello agonistico giustamente in questo momento ne soffriamo molto, però ci saranno giorni migliori, speriamo, nei prossimi anni, anche se nel prossimo futuro sarà molto ecco, complicato. Anch'io non la vedo così semplice come tra poco vengo da te, perché nel frattempo Giancarlo Brocci, anche con una consulenza immagino familiare, si sta entrando nella nostra stanza, perché a proposito di vivere la bicicletta in un certo modo, tra poco descriveremo l'eroica del Gran Sasso che si terrà proprio nella nostra regione, questo marchio, l'eroica, che arriva anche nella nostra regione e noi ne siamo particolarmente lieti. È o non è una delle stagioni peggiori? Ma sicuramente... Vabbè, te hai vissuto, diciamo, la tua carriera agonistica, diciamocela tutta, sei stato anche un po' sfortunato, perché eri invece in una generazione dove praticamente vincevamo anche se con bendati sulla bicicletta. Cioè adesso dici, accidenti, no. Adesso molto probabilmente ho vinto meno perché c'erano corridori importanti in quel periodo, però sono contento di aver corso con Bettini, con Di Luca, con Simoni, con Garzelli, Savoldelli. Hai mai pensato a sta cosa? Sono stato un po' sfigato. Sì, ma però io mi vedo contestualizzato in quel periodo, quindi
non mi saprei vedere in un altro periodo, quindi non ci penso. Però in quel periodo il ciclismo italiano ha vinto tanto, sì, avevamo veramente... Parlavamo, Riccardo purtroppo stasera non c'è, aveva preso un argomento sulle Olimpiadi, no? Abbiamo avuto Bettini con 3 mondiali e un'Olimpiade. Abbiamo avuto Nibali, Danilo, abbiamo avuto Simoni, Garzelli, Savoldelli che hanno vinto i giri d'Italia. Scusami, Ruggero, un'indicazione per chi ci scrive da casa. E a me me l'hanno mandato, Maurizio me l'ha mandato. Potete essere un pochino più sintetici, perché altrimenti anche chi vuole leggere da casa le vostre considerazioni non può, perché questa è la modalità con cui... cioè io capisco che uno vuole spiegare, però... Capite bene, io adesso poi ve lo leggo il messaggio, però per chi vuole seguire la casa è impossibile. Scusami, Ruggero. Vabbè, comunque, tornando a noi, è oggettivo quello che stiamo vedendo. Cerchiamo di vedere qualcosa, cerchiamo di raccontare quello che è adesso. Purtroppo, Trentin che aveva vinto la Roubaix, che aveva vinto tappe alla Vuelta, ha avuto problemi di salute. Abbiamo un grande cronoman, un campione del mondo, Ganna, nel ciclismo italiano credo che non l'abbiamo mai avuto un atleta del genere. Con questo non voglio dire... Sì, però per un cronoman come Ganna abbiamo perso praticamente tutto con il resto. No, quello che lo sappiamo come in Italia in questo momento. Purtroppo il problema è evidente. Dobbiamo andarlo a analizzare molto te più. Te oggi ai tuoi figli consiglieresti di fare ciclismo? Allora, mettiamola così. Ma appunto, bisogna analizzarlo nel contesto sociale, nell'età anagrafica che è cambiato, nelle strade, nel carattere dei genitori che comunque hanno sempre più premura dei propri figli, e quindi di conseguenza alla tua domanda ti rispondo: sì, ho paura di mettere mio figlio in bicicletta sulle strade. Vediamo su YouTube in continuazione video di persone con le macchine che comunque vuoi o non vuoi incontrano dei ciclisti per strada, e anche se sono a coppia e quindi danno fastidio, intralcio, questo non vuol dire che li devi buttare giù o bisogna fermarsi a far casino, perché comunque è rispetto per il prossimo. Intanto qui ci scrivono: un amico da casa è avvilito per le migliaia di persone che ha incontrato sulla ciclabile dell'Adige, tutti su biciclette elettriche. Ora non so se è avvilito perché erano tutti su bici elettriche e lui si aspettava che fossero su bici normali, o se è avvilito perché ha visto migliaia di persone e da noi molte meno. Ce lo spiegherà magari strada facendo, però effettivamente è vero. Ma il discorso delle bici elettriche un po' rispecchia il discorso che sta facendo Luciano di tutte le persone che si avvicinano al ciclismo e quindi si avvicinano con la grave, con le bici elettriche e con quant'altro. Poi è chiaro che al nord ci sono più piste ciclabili, andando verso più veniamo verso giù, sempre meno piste ciclabili ci sono, ma indipendentemente se ci sono meno, per esempio quelle che abbiamo noi sono anche strette, quindi magari vuoi andare sulla strada, ma ti ripeto, è pericoloso. È pericoloso, e poi c'è anche quello che stiamo vivendo in Italia a livello economico. Certo. Comunque stiamo avendo una regressione, quindi di conseguenza meno sponsor, meno squadre, meno gare, è tutto quello che viviamo quotidianamente. E invece, Ruggero, ti volevo fare una domanda, perché adesso domenica finirà appunto la Vuelta, settimana dopo, domenica dopo ci sarà un mondiale in Australia, un mondiale che anche qui sarà una rassegna un po' di assenza importante a questa prova mondiale, perché il percorso non è un percorso esigente, è un mondiale troppo attaccato alla fine della Vuelta, sono 7 giorni, molti atleti dovrebbero finire la Vuelta e andare in Australia, e quindi molti hanno rinunciato a questa prova. Non ritieni che anche l'Unione Ciclisti Internazionale dovesse dare più attenzione a queste prove? Un mondiale è la massima ispirazione a un corridore, però se tu fai un mondiale pianeggiante, un mondiale in Australia, un mondiale
che non ha interesse ai corridori, diventa complicato anche far digerire una prova così banale a un corridore di vertice. Quindi io ritengo che anche la federazione e l'Unione Ciclisti Internazionale, quando assegnano queste prove, dovrebbero dare dei percorsi più esigenti, delle attenzioni diverse, delle motivazioni grandi ai corridori, perché rischiamo che andremo a seguire il mondiale una prova banale. Guarda, a me, io da ex atleta e oggi da tifoso, piacerebbe vedere un mondiale duro, combattuto, sicuramente. Sono cresciuto con quei mondiali, dai mondiali di Le Mans e Fignon a Chambéry, per dire che Saint-Lange di no, che è stato come rivedere un Tour de France in miniatura, dai mondiali di Bugno, poi anche i mondiali di Bettini, però ti dico pure che c'è stato il mondiale di Cipollini. Sì, di Zolder. Quindi, in Europa. Molto probabilmente una tantum, non è il massimo, però se quel mondiale non ci fosse stato, oggi non ci sarebbe un campione. Avremmo un mondiale di meno. Ma poi dal nome di Cipollini, perché sì, poi sì, ha onorato tutta l'anno, certo, la maglia, certo, di campione, certo, del mondo, certo. Ha vinto la Sanremo, la Gran Weberge. Molto probabilmente una tantum ci sta. Poi a una settimana dalla fine della Vuelta in Australia, ho capito, però l'Australia comunque sta venendo fuori, già in passato ha cacciato grandi campioni, comunque ricordiamo, ho corso con corridori che hanno vinto anche il Tour australiani, adesso anche Gevrey, per dire, australiano, comunque un movimento, magari molto un movimento che c'è ed è persistente ed è buono in Australia, quindi è chiaro che ai fini di una performance finisce il tour, finisce la Vuelta, andare in Australia è pesante. Ci dobbiamo fermare però urgentemente, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo per questa sera. Salutiamo intanto in piattaforma Giancarlo Brocci, che ritrovo con particolare piacere. Ciao Giancarlo. Buonasera a tutti voi. Ben ritrovato, ben ritrovato. Posso chiederti se ti è possibile di girare il device in orizzontale? In modo da avere un'inquadratura... Io stasera sono abbastanza baraccato, però insomma, eccoti magari qua. Ce la farò. Adesso ti vedo, perfetto. Dici così va bene. Perfetto. Sembro persino un bell'uomo, dai. Sì. Poi la maglietta ti sta benissimo. La t-shirt. Oh, prima di venire da te, fateci fare i complimenti ad Emanuele Onesti, il nostro Emanuele Onesti, che ha vinto a Sona il Gran Premio San Luigi numero 59 per dilettanti, che si è corso proprio nel veronese. Emanuele si è imposto anticipando il danese Enneberg della ciclistica rostese e Christian Bagatin della Carnovali Rime Sias, poi quarto Marco Palomba, quinto Matteo Baseggio, sesto Matteo Tarolla, settimo Samuele Carpenes, ottavo Gianluca Cordioli, nono Pietro Ferrari e decimo Tommaso Rigatti. Complimenti ad Emanuele, ecco l'arrivo in solitario in questo 59esimo Gran Premio San Luigi per dilettanti a Sona. Luciano. Sì, una vittoria che magari ce lo aspettavamo anche un po' prima, perché su questo ragazzo, un ragazzo talentuoso del nostro movimento, è arrivato però una vittoria importante, una grandissima classica del ciclismo dilettantistico, e speriamo che da adesso a fine stagione di prove dilettantistiche di grandissimo livello ce ne sono ancora tantissime. Speriamo che questa vittoria possa sbloccarlo un attimo e magari ci possa regalare qualcosa di veramente importante da qui alla fine. Assolutamente, non gli facciamo l'in bocca al lupo, sperando insomma di raccontarne altri di questi successi. E invece il 17, Giancarlo, l'eroica sbarca in Abruzzo. Nove eroica Gran Sasso, con mio personale grande piacere, perché... io insomma, tanto lo sa Luciano, lo sai te, l'Abruzzo secondo me è una terra meravigliosa per proporre ciclismo e per proporre anche turismo in bicicletta, ovviamente, perché intanto ha delle caratteristiche formidabili di per sé, cioè stiamo a pensare che a un'ora dal mare abbiamo la grande montagna e a un'ora dalla capitale allo stesso modo, in un territorio che ha il 33% di parco nazionale. Quindi di suo l'Abruzzo ha delle meraviglie che credo stiano anche scorrendo in immagine, perché le rivedo anch'io, sono le immagini girate sull'altopiano del Gran Sasso da Marco Capoferre e dalla sua truppa. Questa è Alessandra De Torre, che credo tutti voi ricordiate con grande piacere, due volte campionessa del mondo, no? da juniores e da under 23, d'Europa e del mondo, insomma comunque una grandissima.
E queste sono le strade, questo è il luogo, guardate qua, che spettacolo, dove noi non solo faremo l'evento, che in sé comunque sarà una prima volta, credo che ci sarà una discreta e qualificata partecipazione, ma soprattutto sta dentro un progetto che noi abbiamo presentato qua alla Regione Abruzzo e che prevede il recupero di 53 chilometri di quelle che abbiamo definito ciclabili naturali, cioè noi siamo andati a individuare una serie di tratturi, di strade assolutamente marginali sull'altopiano per metterle in rete e recuperarle ad uso bicicletta da strada, senza nessun orpello, senza nessuna infrastruttura, neanche un cartello, perché però rimettere 53 chilometri sull'altopiano del Gran Sasso di strada bianca a disposizione anche per la bici da strada sarà questo l'obiettivo del progetto che Regione Abruzzo ha approvato e che pensiamo nel 2023 sicuramente vedrà la realizzazione di queste nuove vie che diventeranno di certo un must del ciclismo in quota e un elemento in più per fare cicloturismo in Abruzzo. Oh, peraltro fino a poco tempo fa, fino a qualche minuto fa, Giancarlo, te non eri ancora collegato, stavamo parlando della in relazione al fatto che probabilmente si chiude a livello professionistico una delle stagioni più in ombra per l'Italia, stiamo parlando invece di quanto la bicicletta oggi faccia rima più con divertimento e tempo libero piuttosto che con professionismo, con attività agonistica. Non so se sei d'accordo, perché l'eroica in fondo è anche un po' l'interpretazione particolare di questo modo di intendere le due ruote. Ma sai, noi all'eroica L' per il 25esimo 1 e 2 ottobre nel mio Gaiolo in Chianti, come certo si vede dalla maglietta, aspettiamo 9.000 ciclisti da tutto il mondo. Abbiamo quasi 4.000 stranieri iscritti, è un dato impressionante. Ma sai altrettanto, e lo sa tanto bene anche tanto più, vorrei dire, anche Luciano Rabottini, che il nostro non è mai stato un modo di proporre soltanto il cicloturismo per un certo target magari di età elevata e sfruttare anche il successo, la moda di un evento. Noi abbiamo sempre portato tutte le forme di ciclismo, a partire, come ben sapete, dall'eroica dei professionisti, oggi strade bianche, a partire dai miei 4 anni di Giro Bio, lavoro rivolto ai giovani, a partire dal fatto che noi tuttora abbiamo promosso come eroica sia l'Under 23, e vi ricordo che da noi vinse un certo Hindley, appunto l'uomo dell'australiano di Umbertone, ma le tappe le vinsero gente come Almeida, poi ha vinto Blasov, queste sono state, e da 2 anni facciamo Eroica Juniores e nelle ultime 2 edizioni credo che già sia diventata una prova di riferimento nel calendario, vorrei dire, europeo, tant'è vero che abbiamo già chiesto per il 2023 anche la Coppa delle Nazioni. E il resto del movimento sarebbe un grande e lungo discorso. Io, sai, stamani mi è capitato di scrivere un post in cui mi sono detto, perché lo aveva già espresso anche Ilenia Lazzaro, che ho sentito anche stamani, no? Il concetto che ora sto vedendo il nostro principale giornale sportivo, che tra l'altro organizza la grandissima parte del ciclismo italiano e monetizza la gran parte del ciclismo italiano con indubbi meriti storici, ma al tempo stesso che, escluso i propri interessi nell'organizzazione di queste corse, credo non abbia mai promosso nient'altro, e di certo è da molti anni che una riflessione su che cosa stava diventando il movimento ai vertici, sono molti anni che non abbiamo più una squadra World Tour, sono anni che assistiamo pian piano al
depauperamento del movimento ciclistico giovanile, degli under, degli juniores. Parecchi juniores sono costretti a smettere perché non ci sono più squadre in grado di far correre anche quelli meno bravi. E queste sono tutte cose che conosciamo tutti, ma che per anni non sono state affrontate. Quindi il ciclismo italiano oggi, che vedo, tanto per dire, per fare nomi, Gazzetta dello Sport, che si occupa molto di una polemica, sicuramente io non entro nel merito, ci saranno tutti gli elementi per tirar fuori poi anche degli eventuali colpevoli o responsabilità, se ci saranno, non lo so, non mi interessa. Mi interessa però dire che fa specie che un giornale che non mette nemmeno la notizia in due righe della maglia rossa alla Vuelta a Spagna della Longo Borghini, che non mette mai un riferimento, per esempio, in prima pagina anche al Tour de France, quando ci sono stati episodi tipo Vingegaard con Pogacar, mai, e che trova il ciclismo alla pagina 34, ma bisogna cercarlo con il cane buono per trovarlo a pagina 34. Credo che questo sia un esame che complessivamente dobbiamo fare come movimento ciclistico italiano, come appassionati italiani. Io dal mio punto di vista vi potrei semplicemente dire: scusate, e tanti me lo hanno consegnato nel tempo, ma perché non ti occupi del tuo ciclismo in bianco e nero che va così bene? Perché io ho semplicemente passione per il ciclismo tutto. Io non volevo fare l'imprenditore di successo del ciclismo, volevo portare avanti la mia passione. Purtroppo il nostro ciclismo da molti anni è in mano a soggetti che meriterebbero ampia riflessione anche da parte delle istituzioni e della politica. Sì, la sua passione, che poi è la passione di tantissima sì, gente, perché io obiettivamente non ho mai partecipato all'eroica, mi piacerebbe, ti prometto dottore che prima o poi sarò presente a una delle tue manifestazioni, però ho avuto anche la fortuna di partecipare all'Intrepida, una manifestazione gemella, la tua, e devo dire che aveva la stessa filosofia di chi partecipava a queste, e lì ho visto veramente grandissima passione, ragazzi, donne, giovanissime. Quindi questo sport, sì, noi con le vostre manifestazioni andiamo a ricordare il ciclismo del passato, ma soprattutto è sposato dalle giovani generazioni di questo sport, da chi si appassiona a questo sport. Quindi ti faccio veramente i complimenti, ma soprattutto adesso a questo punto spiegaci un po' che cosa dobbiamo fare per venire a partecipare all'eroica che hai brillantemente messo su per domenica prossima. Allora, io intanto invito tutti quelli che ci stanno ascoltando veramente a partecipare sabato 17 in vario modo, perché al limite anche con una bici da eroica o con una bici da strada normale ci sono due percorsi che possono essere fatti anche a Eroica Gran Sasso e Nova Eroica Gran Sasso. La partenza è da Castel del Monte, siamo nella magnificenza davvero di quei piccoli comuni che vengono definiti il Tibet italiano. Castel del Monte fa da punto di riferimento, c'è un percorso corto che è di 45 km che è definito il giro di Rocca Calascio, perché il pezzo di strada bianca che si fa è proprio sotto la rocca resa famosa dal nome della rosa. Poi c'è un altro percorso di 89 km che si può fare con bici normale o con bici da eroica, che arriva in cima a Campo Imperatore. Questi sono i due percorsi solo cicloturistici, mentre invece poi c'è un altro percorso di 84, diciamo medio, e un percorso da 133 km lungo, che prevedono due tratti cronometrati. E questi due percorsi, 84 e 133, sono specifici per bici gravel, perché ad ora siamo andati a scegliere
dei percorsi che vi garantisco, ma garantirlo agli abruzzesi mi sembra persino inutile, che sono meravigliosi, proprio meravigliosi. Si fa un tuffo davvero nella natura più bella, in paesaggi straordinari. Certo, i fondi stradali sono da gravel ad ora, nella nostra intenzione ci sarà quella di rendere alcune di queste strade anche adatte per la bici da strada, pur mantenendole bianche, pur non volendoci nient'altro sopra, però crediamo che una grande attrattiva, un grande invito al turismo in bicicletta lo si faccia con successo se ci rivolgiamo soprattutto ai ciclisti da strada, perché i grandi appassionati, oltre l'80%, comunque restano vincolati al ciclismo da strada e alla sua enorme immagine e alla sua storia, indubitabilmente. Dottore, io e Ruggero Marzoli abbiamo deciso di venire a fare il percorso 45. Da 44 chilometri. Quella no, di... Vabbè, questa di Cocca Calata. Ex professionisti fate il percorso da 44 chilometri. Perché c'è un motivo pure. Perché allora c'è... io lo devo fare da 44 metri. Perché non... c'è il castello di Rocca Calascio, che è uno dei monumenti più belli della montagna abruzzese. Adesso credere che fate quello da 44 chilometri. No, ma letto nel pensiero, perché io pure ho pensato a quello di 44 chilometri. Ecco poi ho detto, aspetta, proprio hai detto bici normale, ma vai... Con la gravel, andiamo con le gravel. 89 chilometri, ma 89 chilometri. No. Meglio 45, ma... 44 con le gravel. Dottore, veniamo con le gravel. Io e Ruggero veniamo con le gravel. Però vedete bene, già dalle immagini che scorrono e dal fatto che queste immagini, grazie a Eroica e alla sua diffusione mondiale, vanno davvero in tutto il mondo, io credo che tutti voi dobbiate fare uno sforzo per esserci, perché sarà un messaggio davvero molto importante. A me ha fatto molto piacere ricevere la telefonata del vostro presidente, a prescindere che siamo in fase preelettorale, ma Marco Marsilio ci sarà, pedalerà, si è dimostrato molto amico del ciclismo. Io vengo da una regione e vengo da una storia che non è esattamente quella di Marco Marsilio, ma ciò non toglie che oggi soprattutto cerchiamo di fare cose con le persone per bene e gli appassionati. In questo caso abbiamo trovato davvero attenzione, davvero la voglia di portare avanti queste cose, la passione per la bicicletta e soprattutto la comprensione che per l'Abruzzo, come lo è stato per il mio Gaiole in Chianti, che era comunque un piccolo comune marginale, la bicicletta e il turismo in bicicletta possono diventare un veicolo formidabile anche per evitare lo spopolamento ulteriore di certi piccoli centri, anzi per riportare una determinata popolazione anche a riscoprire questi luoghi e magari scegliere di tornarci per vivere. Oh, giusto, ci arrivano tanti complimenti per l'Eroica, insomma. Anche da casa. La promessa è: se andate voi vengo io anche con voi, però dovete fare quello da 44 km. No, io non è che io vado a fare quello dei 44 perché mi voglio rivedere il castello di Calascio, che da abruzzese l'ho visto una volta sola quando ero ragazzino, quindi mi sono sempre ripromesso di tornarci. Forse questa sarà l'occasione per andare a Rocca Calascio. Devo trovare una bici gravel, mi serve un negozio di biciclette. Senza forze, e se fai 44-45 km puoi venire anche con la bici normale. Sì, vai tranquillo, perfetto. Che mi attrezzo, dottore. Va bene. Un negozio di bici lo conosco. Un negozio di bici lo troviamo, te dici, vero? Va bene, grazie dottore, ci vediamo. Oh, grazie a voi, è sempre un piacere, ragazzi. Io piacere. In Abruzzo piacere. Realmente mi sento a casa, sono un uomo da bosco. Okay. Vabbè, allora l'aspettiamo anche fisicamente. Il 17 settembre è la nuova Eroica del Gran Sasso. Grazie a Giancarlo Brocci, che ritroveremo presto. Grazie dottore, buona serata. A voi, grazie.
Oh, appuntamento assolutamente da non perdere, tra poco ne vedremo anche un altro, però insomma prima dobbiamo salutare Ruggero Marzoli che ci lascia, no, non solo stasera ci lascia, vabbè, è giusto che sia così. Ringrazio voi. Ti godi queste ultime tappe di Vuelta e poi faremo anche il consuntivo. Tornerai a trovarci almeno un paio di volte prima della fine della stagione. Beh, certo. Grazie Ruggero. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Ruggero Marzoli. Oh, prima di andare in pubblicità, fatemi dare una notizia che mi è arrivata, perché al Giro di Romania c'è stato il podio per secondo posto per Nicolas Della Valle della Giotti Vittoria Savini 2. Sarà contento il nostro amico Stefano Giuliani. Della Valle quest'anno gli sta regalando tante soddisfazioni. Grazie Ruggero, ci vediamo presto. Ok, grazie a voi. Pubblicità, non cambiate canale e poi torniamo con altri appuntamenti. ...25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Ultima parte per questa sera di Velo. Dicevamo che vi avremmo presentato tanti appuntamenti che ci sono o sono in corso d'opera. Innanzitutto diamo la buona serata a Roberto Speranza. Ciao Roberto, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Con te tra poco parleremo dell'Adriatic Marathon. Ovviamente io ho detto Roberto Speranza, poi si è apparso te, il che vuol dire che non hai niente a che vedere con ministeri e quant'altro. Poi parleremo della tua manifestazione, però prima in collegamento, non so se mi sente, credo di sì, Michelino Davico, che è in collegamento con Zoom, e lo saluto e lo ringrazio. Buona serata! Ah, buonasera, io vi sento, e voi? Ecco, benissimo. Allora, posso chiedere solo la cortesia di mettere il telefono in orizzontale? In modo che... eccoci, perfetto, perfetto. Oh, perché questo collegamento? Perché, innanzitutto, state facendo un viaggio per promuovere anche la ricerca in bicicletta, una pedalata cicloturistica da Roma a Santa Maria di Leuca. Ce la descrive un po'? Perché siete passati anche da noi, siete stati anche in Abruzzo. Sì. Oggi siamo arrivati a Brindisi, domani arriveremo ad Otranto. Quindi ci siete quasi? Quasi, sì. Però il grosso è stato fatto, soprattutto il più difficile, perché abbiamo attraversato l'Abruzzo con tappe di 140 km per un dislivello di quasi 2000 metri, e per noi è abbastanza impegnativo. Poi 10 giorni di seguito, non siamo professionisti, siamo dei... neanche dilettanti, siamo così degli appassionati, basta. Però è un gruppo che si è affiatato, si è formato negli anni, e ogni anno facciamo un percorso diverso, perché leghiamo il nostro percorso ad un evento storico, ad un fatto culturale. La nostra associazione si chiama La Storia in Bici, e quindi cerchiamo di pedalare non solo con la testa bassa, ma ogni tanto alzandola per vedere dove siamo e cosa è successo in quei posti. Peraltro passare. Questa è una pedalata promossa per celebrare anche il centenario, soprattutto, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quindi, insomma, c'è anche una... Quest'anno abbiamo abbinato la nostra pedalata ad un tema sociale importante, quello della LIV, perché nei millenni della storia ci sono anche i 100 anni della LIV, cioè sono gli ultimi 100 anni, che è un impegno contro la malattia del secolo, contro il cancro, ma non è solo un impegno nel contrasto, ma anche nella promozione, nella prevenzione, nella promozione di stili di vita positivi, quindi la prevenzione attraverso gli screening, attraverso le visite mediche, la lista ambulatori in tutta Italia, con centinaia di medici che vanno a operare, ad agire, a fare visite, e poi la promozione della qualità della vita, quindi mangiare sano, il bere consapevole, la pulizia dell'ambiente. E lo stile di vita sano che può derivare, ad esempio, dall'attività fisica e sportiva. Luciano, chiedendo a Davico se ha la possibilità di alzare un pochino il tono della voce, perché ogni tanto stentiamo ad ascoltarlo in maniera nitida. Luciano. Sì, io invece... Vabbè, vediamo se riesco. Okay. No, io invece ti volevo dire, vi siete fermati venerdì anche una tappa in Abruzzo, vi siete fermati ad Avezzano e con l'occasione avete ricordato la figura di un grande campione che ha caratterizzato il ciclismo italiano, ma soprattutto quello abruzzese, e in quell'occasione avete presentato anche il libro che in questi giorni è in edicola, è uscito un libro di grande successo che ricorda un po' la vita di questo popolarissimo corridore abruzzese. Abbiamo fatto due tappe in Abruzzo, una dal Lazio, dai Castelli Romani, è arrivata a Pescina, il paese di subito dopo ad Avezzano, che è il paese di Ignazio Silone, e l'altra da Pescina è arrivata a Rivisondoli, su nel
sotto Roccalato, facendo la salita dello Sferra Cavalli, facendo la tappa tutto il parco, la salita finale Sferra Cavalli, che aveva fatto il Giro d'Italia. Pesco Costanzo. Poi il giorno dopo siamo partiti da Pesco Costanzo, siamo andati a Vasto, quindi siamo arrivati sull'Adriatico, poi siamo scesi giù. A Piscina abbiamo ricordato proprio la figura vicino a Vezzano, mi ha ricordato proprio la figura di Taccone, abbinandola, facendo un abbinamento un po' strano, un po' particolare, con Ignazio Silone, che la vita dei poveri, dei poveri, la vita di quei territori l'ha raccontata. Quindi Vito l'ha vissuta, perché lui correva, come diceva sovente, correva per mangiare, correva per la gloria, per essere importante, per affermare se stesso. E Ignazio Silone, che è un colosso della letteratura e della società italiana, quelle vite così difficili le ha raccontate. E lì è stato un territorio veramente martoriato nei secoli. Pensate che nel 1915 lì c'è stato un terremoto che ha prodotto, il terremoto dell'Aquila di 11 anni fa ha fatto 309 morti, no? Quindi un importante. Pensate che nel 1919 lì c'è stato un terremoto che ha fatto 40.000 morti, per cui era in un territorio dove già c'era una povertà e una qualità della vita molto, molto, molto bassa, molto, 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 molto umile, molto povera. E quindi da quelle macerie lì sono poi nato quello spirito di affermazione per poter fare qualche cosa. Qualcuno come Vito Taccone, come Ignazio Silone, ha voluto fare qualche cosa, affermarsi, uno nella letteratura, ed è un caposaldo della letteratura italiana, e l'altro nel ciclismo, con la sua esuberanza, con il suo stile di vita, con la sua... Ti volevo dire, da voi questo tour finirà appunto sabato a Santa Maria di Leuca, ma che cosa vi porterete dietro da questa bellissima avventura, Davico, secondo te? Che cosa ti porterà dietro? La nostra innanzitutto una grande esperienza di vita, perché 1.000 chilometri circa in questo modo, col caldo che fa qui in questi giorni, col sole che batte secco, lasciano il segno, abbiamo le braccia che bruciano e le facce rosse, no? E le gambe che fanno male, perché è come un giro, dal punto di vista sportivo per noi, ripeto, poi i corridori veri sono un'altra cosa, no? Per noi è comunque un impegno sportivo importante, ci alleniamo, ci prepariamo tutto l'anno, siamo gente che viene un po' da tutta Italia, abbiamo piemontesi come me, ci sono dei lombardi, ci sono dei veneti, degli emiliani, dei campani, degli abruzzesi, dei romani, c'è gente un po' di tutti, dei pugliesi di quest'anno, c'è gente un po' di tutta Italia, quindi ci prepariamo, ci alleniamo e cerchiamo di essere in forma, tra virgolette, in questo periodo. Ci ritagliamo questa settimana, questi 10 giorni di vacanza attiva, ecco, di vacanza perché stiamo a casa dal lavoro, ma nello stesso tempo di impegno sportivo vero, importante, perché i chilometri bisogna farli, le salite bisogna salirle, cioè in bicicletta non è che si può solo fare finta, o ci vai o non ci vai. Certo. E quindi la prima esperienza è quella sportiva, la seconda è quella l'emozione personale per i tanti luoghi che noi che vediamo, tanti riferimenti storici che incontriamo, e l'incontro con le comunità locali, tra sindaci, assessori, personaggi di cultura, imprenditori, cioè abbiamo veramente fatto, dove io faccio tappa, in genere avviso il sindaco, le associazioni locali, e quindi segue sempre un piccolo incontro, un piccolo momento di saluto, uno scambio di doni, qualche cosa che comunque lascia, se non altro, lascia un minimo di tracce di amicizia, di relazioni umane, quindi questo è un altro aspetto. E poi c'è l'aspetto della comunicazione, perché ci seguono i giornali, ci seguono i siti internet, ognuno di noi ha pagine Facebook dove pubblica qualche cosa, quindi abbiamo migliaia di persone che comunque si interagiscono
o con la nostra organizzazione o con ciascuno di noi. È un viaggio difficile dal punto di vista organizzativo da mettere in piedi, no? Però poi pezzo per pezzo, strada facendo, si mette in quadro e diventa una bellissima esperienza. Ma strada facendo si riesce ad aggregare anche qualcuno, non tanto nel momento stesso in cui si corre, ma anche per le successive edizioni? Cioè c'è qualcuno che poi magari vuole... vorrei farlo anche io la prossima volta. Sarebbe bellissimo. Noi abbiamo gente che... Abbiamo una chat con migliaia di persone che sono quelli che sono partecipato agli altri anni. Qualcuno c'è anche questo. Qualcuno l'ha fatto tutti questi nostri viaggi. Qualcuno ne ha fatti solo alcuni. Qualcuno quest'anno è la prima volta. Magari il prossimo anno porta gli amici. E poi lungo la strada incontriamo altre persone. Stamattina sono venuto il gruppo qui di Brindisi. Il gruppo sportivo di Brindisi è venuto a prenderci ad Otranto e ci ha fatto strada. Da Roma un gruppo di appassionati anche lì ci ha fatto strada fino ad Avezzano. Da Avezzano qualcuno al mattino è venuto con un pulmino e poi ha fatto la tappa insieme a noi. Cioè strada facendo si incontrano i ciclisti, a tutti piace. Poi si incontra la gente, c'è tanta gente che saluta, c'è tanta gente che batte le mani. Poi noi tutti con le maglie, tutti con le divise uguali facciamo anche una discreta figura, via, e quindi diventa proprio una macchia gialla che in questi giorni sta attraversando l'Italia. È un piccolo giro d'Italia, un piccolo, poi chiaro non c'è nessun paragone con il giro d'Italia, però è un piccolo giro d'Italia in forma non agonistica, in forma turistica, anche sportiva, ma anche turistica e culturale, una cosa un po' unica in Italia. Anche la federazione non sapeva bene come inquadrarlo dal punto di vista dell'omologazione, delle assicurazioni, del direttore di corsa, eccetera, eccetera. Poi noi il primo aspetto che curiamo è quello della sicurezza, no? Quindi abbiamo delle macchine davanti, le macchine dietro, la polizia stradale, delle motostaffette, un direttore di corsa in testa al gruppo, un direttore di corsa dietro, in modo tale che assolutamente il primo aspetto deve essere quello che nessuno deve farsi male, nessuno deve avere problemi, perché sulle strade poi a volte è anche difficile andarci, no? Quindi... Però diciamo oggi, adesso sono 6 anni e va tutto bene, siamo soddisfatti, siamo tutti contenti. Sì, diciamo. Sì, no, una curiosità, Davico. Io ti ho conosciuto alcune stagioni fa che tu, da grande appassionato, ti eri avvicinato parecchio sia a livello dirigenziale che a livello organizzativo al nostro movimento ciclistico. Poi la tua figura è venuta un po' a mancare. Che cosa è successo, Davico? Ma nulla di particolare, sono gli impegni della vita. Abbiamo organizzato corse importanti, abbiamo organizzato le Iguelia, abbiamo organizzato corse per professionisti, abbiamo avuto per 2 o 3 anni la squadra di dilettanti. Poi stava facendo, se non trovi i giusti equilibri è difficile andare avanti. In Piemonte non è che ci sia grossa possibilità per il ciclismo, bisognerebbe mettersi lì per il tempo a riprendere il discorso, ma ad esempio in Piemonte non c'è una squadra under 23 di livello, ce ne sono alcune, ma il livello non è quello medio, non di eccellenza. Le grandi squadre di under che ci sono, under ed elite, sono in Veneto, sono in Lombardia, sono in Toscana, qualcosa in Emilia, ma di livello c'è poco. Allora io sono uno che o fa le cose bene di livello oppure faccio altro. Non ho anche avuto il tempo di portare avanti il discorso e vediamo, prossimi anni stanno facendo, vediamo. La base di tutto, se si vuole fare qualcosa di buono, importante, alla base di tutto c'è un discorso economico considerevole. C'è una squadra under 23 elite di dilettanti che, ripeto, non c'è, ad un certo livello ha un budget consistente, bisogna che ci vorrebbe qualcuno che si impegnasse a tempo pieno in quell'aspetto lì. Io non avevo più il tempo di farlo, quindi si è fermata un po' questa esperienza, però poi si è ripresa in qualunque momento. Però alla base di tutto c'è quell'aspetto lì, se si vuole
se si vuole fare qualcosa di bene, altrimenti non dico si perde tempo, ma si illudono anche un po' i ragazzi, perché il livello ormai è professionale, non professionistico ma professionale, quindi diventa difficile da sviluppare. Va bene, grazie a Michelino Davico e in bocca al lupo per questo tratto finale del viaggio molto molto interessante e particolare che ci ha fatto piacere descrivere in una trasmissione di ciclismo, effettivamente quale miglior palcoscenico. Grazie davvero. È un... Grazie a voi, grazie di tutto e ci vediamo sulle strade. Sì. Buon proseguimento di viaggio. Grazie, grazie a Michelino Davico, grazie per questa esperienza molto molto particolare, così come più o meno dalle stesse parti, loro si trovano quasi a Brindisi, Roberto, poi diciamo che ci arrivate, più o meno fate Leo, quasi lo stesso giro. Un po' di strada. A seconda del percorso, con l'Adriatic Marathon. Quinta edizione. Roberto, complimenti. E crescete stagione per stagione, quindi siete ancora molto motivate. Sì, è la quinta stagione dell'Adriatic Marathon nella sua versione 1002, quindi diciamo nella sua intera distanza, e da 3 anni, questo sarà il 3° anno che abbiamo inserito anche una versione da 600 km, sì. Per noi è una breve, dove andiamo a fare il giro del Gargano. Questa è la lunga? Questa è la lunga, sì, da 1200 km. E poi abbiamo unito anche una versione da 600 km per far sì che si potessero avvicinare anche altri atleti, e infatti quest'anno avremo anche diverse coppie, quindi abbiamo inserito anche a livello internazionale, da questo anno l'Adriatic Marathon è inserita nella Coppa del Mondo di specialità. È un riconoscimento che ci è stato dato e ci ha fatto molto piacere. In effetti il nostro percorso, a guardarlo, è davvero molto bello. Chi ha il piacere di percorrerlo torna, diversi atleti sono alla seconda edizione, e alcuni locali sono alla quarta edizione, Edoardo. E però dalla Germania arrivano i campioni europei e ci danno riconoscimento del piacere di fare questo percorso. Ultracycling in effetti... Spieghiamolo pure che cos'è questo, sì, tipo di sforzo agonistico in questa strana attività. Ma del ciclismo. Noi nell'ultracycling di fatto andiamo a compiere delle gare oltre le distanze delle gare normali, quindi parliamo di oltre 20 ore, quindi si corre anche di notte, non c'è sosta se non le soste fisiologiche, quindi non abbiamo le tappe, abbiamo dei punti dove ci sono i ristori e i corridori possono percorrere le distanze da soli o con un accompagnamento. Cioè, scusami Roberto, perdona veramente l'insipienza sicuramente della domanda, non si dorme? No, non si dorme. Ti racconto un aneddoto. Alla prima edizione c'è stato un ragazzo, Dejan Jung, che ha vinto e è arrivato a Francavilla durante la seconda notte. E quando è arrivato noi eravamo abbastanza così preoccupati per farlo sedere, sistemare, soprattutto volevamo lasciarlo subito andare a riposare. Il papà che era lì vicino ci ha detto no, lui fino alla terza notte non ha problemi. Ok, quindi ma anche non dormi? Una cosa che adesso potrei perderci anche mezz'ora di tempo per capire questa cosa qua. Perché... Allora, io sono abbastanza... C'è anche una preparazione per non dormire, perdonami. Sì, assolutamente sì. Allora, come tutte le gare, l'ottimo Luciano ce lo può insegnare lui a noi, c'è bisogno di preparazione fisica e mentale. Relativamente al sonno c'è un aspetto fisico adrenalinico, per cui davvero quando sei concentrato durante la gara non hai davvero sonno, dopodiché il sonno però arriva, quindi ci sono vari rimedi. Io personalmente e molti atleti usiamo i microsonni,
questo ti farà sorridere perché parliamo, parliamo di sonno di 5-10 minuti, okay. Quindi mentre parliamo lui lì si appoggia e dorme 10 minuti e riparte rinvigorito. Okay. Quindi tecnicamente questo, piuttosto che chi si ferma fa mezz'ora, infatti nelle time station che approntiamo, che sono una a Vieste, una a Polignano, poi all'Euca, di nuovo Polignano, Foggia, alcuni atleti hanno la possibilità anche di riposarsi, qualcuno fa mezz'ora, qualcuno fa un'ora, due ore, a seconda delle esigenze e soprattutto delle abitudini di allenamento di ciascun atleta. Però tecnicamente arriviamo ad avere delle percorrenze che a seconda della gara possono essere da 1200 km in 42 ore, il record che è stato fatto l'anno scorso. A quasi 30 di media, se non sbaglio. 30 di media, esatto, e senza dormire. E queste sono le medie, perché spesso veniamo indicati come quelli si vanno piano. Non necessariamente, non tutti. Beh, ci sono atleti che appunto compiono queste imprese, 1200 km a 30 di media, davvero. Beh, direi, insomma, poi considerate il contesto. Il contesto, il contesto nostro territorialmente è meraviglioso. Voi sì. Immaginate di percorrere appunto tutto il nostro meraviglioso Abruzzo, Costa dei Trabocchi, Gargano, poi a scendere giù in Puglia fino ad arrivare appunto all'Euca come gli amici di prima, dopodiché risalire a Gallipoli e rifare tutta la Val d'Itria, quindi davvero da un punto di vista paesaggistico non hai motivo di... Stupendo. Sì, assolutamente. Quello sicuramente, se uno e avesse poi, diciamo, 42 anche, giorni invece che 42 ore... Anche abbastanza tranquillo a livello traffico, perché diciamo che è una zona abbastanza tranquilla, anche se poi... Il pericolo. Allora, noi io personalmente abbiamo rifatto il percorso della 600, l'abbiamo fatta a giugno e devo dire che le strade sono molto migliorate da un punto di vista antistradali. Assolutamente sì, per fortuna. E giugno, così come la scelta di fare questa gara nella seconda metà di settembre, per non avere il traffico vacanziero in maniera eccessiva, perché poi molta strada è quella delle località turistiche più famose, in effetti. Poi anche un clima un po' più sopportabile rispetto a una stagione. Sapevo che se la mia domanda era quella del sonno, la tua sarebbe stata quella del caldo. però poi c'è anche qualche atleta che arriva dalle parti di Porto Cesario e fa anche un bagno. Certo, perché la strada lì è davvero sulla costa. Sarebbe il minimo. E i colori dire. Sono invitanti. Alla faccia della media che si abbassa un po'. Non tutti poi hanno quell'imperativo. Sì, assolutamente. Come si fa per partecipare? Allora, per partecipare le iscrizioni sono chiuse, quindi mi dispiace, non potrai venire quest'anno, il prossimo anno. No, non ti preoccupare, almeno per quest'anno non correte il rischio. Va bene, e dal prossimo anno le iscrizioni sono aperte a tutti. Segnaliamo una possibilità dal nostro punto di vista molto molto interessante, che è quella del gruppo di amici. Quattro ciclisti che non hanno sulle gambe i 1200, i 600 chilometri, che possono però in modalità staffetta, quindi team, in due o in quattro, partecipare a rotazione. Quindi è un mini circuito di fatto, dove ciascuno può percorrere 80-100 chilometri a tutta, riposarsi e a giro, quindi dopo 5, 6, 7, 8, 10 ore, tornare in sella, quindi con pulmino a seguito. È una modalità che abbiamo trovato nei regolamenti, quindi dell'ultra cycling, e che secondo io anni fa l'ho fatto in due, in modalità team 2, e devo dire che è molto divertente, perché si crea un gruppo, si crea una situazione molto interessante. Da un punto di vista fisico chiaramente si va a ridurre lo sforzo, per ciascuno per quello che può, perché poi non è obbligatorio percorrere tutti gli stessi chilometri, quindi ci potrebbe essere anche l'amatore che fa solo 100 chilometri e gli altri che fanno tanto di più. Ok, senti Roberto, una curiosità, poi Luciano ti do la parola. C'è in questi ultimi anni un po' la ricerca della prestazione un po' più estrema del,
del mettersi alla prova con distanze molto lunghe, con orari molto strani, con è una cosa che è arrivata a strada facendo negli ultimi anni, questo il fatto di volersi misurare. Ci sono anche delle discipline che hanno aperto un po' la strada, e poi il fatto dell'ultra cycling è ultra proprio perché inevitabilmente va oltre quelli che sono i limiti convenzionalmente stabiliti, almeno certo, fino a prova contraria. Ma sì, assolutamente sì, il movimento triathlon con gli Ironman a Pescara estremamente noti, io vengo anche da quel mondo e sono arrivato all'ultra cycling dopo aver fatto triathlon. Diciamo che negli ultimi anni c'è questa ricerca, è una ricerca di un andare a superare i propri limiti e conoscerli e superarli, ed è una modalità che sta riscoprendo molto successo. Spesso abbiamo riprova di queste manifestazioni da parte di non atleti, cioè persone che davvero si scoprono atleti ma senza aver posto quell'obiettivo, quello di fare l'impresa, vanno a superare i propri limiti e scoprono poi di riuscire a fare un'impresa. È un po' il non è importante arrivare in un certo tempo, ma come arrivi, ma soprattutto quale percorso fai e a cosa pensavi mentre lo facevi, come... uno sforzo soggettivo, sì, non sì. C'è la prestazione per battere l'avversario, sì, soprattutto sì. E soprattutto, Jacopo, ricordati che parteciperanno anche moltissime donne, certo, tra cui la campionessa olimpica, campionessa di Fioretto, la Dorina Vaccaroni, che ho seguito pure un'intervista su questa atleta e sono rimasto un po' impressionato, perché alla domanda "ma come mai ti sei appassionato di questo sport?", perché lei giustificava questo, che nella sua vita professionale di atleta, aver fatto attività agonistica chiuso in una palestra, ritrovarsi a poter praticare uno sport all'aria aperta gli ha dato delle grandissime motivazioni. E lei appunto si è appassionata di questo sport e ha partecipato anche a manifestazioni a livello internazionale in America, quindi... lei è reduce a giugno dalla partecipazione alla Race Across America, la più famosa, la RAM America. Sono 5.000 chilometri, ha percorso 5.000 chilometri con circa 30.000 metri di dislivello in 12 giorni, quindi ha una media di 450 chilometri al giorno. Dorina è davvero una grandissima sportiva, è davvero, ecco, questo cambio di disciplina, sì, con gli anni che passano dimostrano la tenacia e quanto davvero con la mente più che con il corpo si possano superare davvero tutte. Ma soprattutto sono rimasto impressionato da come ha spiegato bene questa trasformazione in lei, capito? Il fatto di avere una concentrazione per anni dentro le palestre a praticare il suo sport professionale, e una volta che ha scoperto la bicicletta ha scoperto un mondo e una filosofia di vita veramente interessante. Come tanti di noi la conoscevo per le sue imprese di scherma, quindi gli ori mondiali, olimpiadi. Ho avuto modo di conoscerla di persona in una gara sulle Dolomiti ed è una persona squisita, una calma, davvero una delicatezza, e lascia subito, così ti colpisce. Roberto, in un minuto dacci gli orari, la partenza, per chi volesse, sì, veramente un minuto, ti prego, a vederli partire. Giovedì 15 c'è la presentazione, le partenze venerdì mattina, sabato mattina 1.200 e 1.600, sabato pomeriggio e domenica pomeriggio le premiazioni, da sabato pomeriggio sera i primi arrivi. Questo tutto la settimana prossima. La settimana prossima, Francavilla, Francavilla, Piazza della Sirena. Grazie, grazie Roberto, ecco qua l'appuntamento 15-18 settembre Adriatic Marathon Ultra Cycling Challenge, assolutamente da non perdere, ovviamente manifestazione che seguiremo, così come vi diamo gli appuntamenti, ce ne sono due con due locandine, Maurizio ti chiedo la cortesia, questa sera sarò bravo. Allora, a proposito, visto che abbiamo parlato di triathlon, partiamo da sabato 10 settembre ad Ortona, triathlon città di Ortona, 750 metri di nuoto, 12 km mountain bike e 5
chilometri di run. Oddio, sai che quasi ci sto dentro, più o meno, insomma, e sono quei 750 metri di nuoto che sembrano pochi, ma non sono pochi. A Ortona sabato 10 settembre, ovviamente sto scherzando, non mi sto per iscrivere, però voi andateci e partecipate. Altro appuntamento l'11 domenica, eccolo qua, a Sulmona, Parco Fluviale d'Aolio, il primo Memorial Fernando Ranalli, gara fuori strada per categorie giovanissime e promozionali, partenza ore 14.30, ovviamente l'organizzazione è affidata, come vedete, alla scuola di ciclismo Pavind Bike Team, che sono amici di questa trasmissione e che salutiamo. Vediamo gli appuntamenti della federazione. Maurizio, se sono convergenti rispetto a quelli che abbiamo fatto vedere, oppure se ce ne sono anche altri. Il 10 settembre per gli amatori cicloturismo a Sulmona in bici contro il dolore, l'11 settembre pedalata non competitiva Archeo Bike con le long, poi il Memorial Rally che avete visto a Sulmona, e poi sarà roba della prossima settimana. È tutto per questa sera, grazie a Roberto Speranza, grazie Roberto. Grazie a voi, grazie a voi, buonasera. Grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo tra una settimana, sempre alle 21 su TV6 canale 13 del Digitale Terrestre. Buonanotte.